Allora, siamo qui con Maurizio Bottalico. Maurizio, dove siamo oggi? Oggi siamo al Cartodromo Iscaro. E cosa faremo? Faremo un evento che io ho chiamato Special Event, perché di solito organizzo eventi con le pit bike qui. Stavolta invece è accoppiato pit bike con carta a noleggio. Spettacolo, una specie di supercampionato. Sì, però diciamo la cosa che io... il primo punto che ometto sempre all'inizio nei miei eventi è il divertimento. Non voglio che diventi una gara, troppo una competizione, le persone si devono divertire. Ascolta, ci sono allievi tuoi della Bottalico Riding School? Vabbè, sì, un po' tutti sono allievi miei. Sono ovviamente tra i più forti, ovvio. Quando è che diventerai allievo mio? No, io sono ripetente, ormai sono uscito fuori dal massima. La pista com'è? Spiegacela un attimo. Allora, la pista è molto tecnica ed è adatta proprio a questa tipologia di moto, queste pit bike, che sono delle 140 di cilindrata, tutte originali, quindi sono tutte uguali e conta davvero chi accelera di più. Ovviamente io le faccio anche cambiare, quindi ogni turno avranno una moto diversa, così nessuno si può lamentare. Senti, quanti partecipanti abbiamo? Oggi 54. Che è un bel numero. È un grande numero, cioè nemmeno alle gare trovi 54 partecipanti. Allora ti lascio all'organizzazione, ci vediamo dopo. Ok, a dopo. È finita la prima batteria, allora? Benissimo, sono i primi giri, quindi bisogna prendere un po' la mano però. Prima volta sulla pit bike? A me questa è la seconda volta, fortunatamente. La prima volta ci siamo divertiti, questa è la seconda e sicuramente sarà anche la terza. Senti, io dalla tuta capisco che tu vai in pista anche sulla moto normale. Questa sì, ma non faccio pista, faccio enduro. Allora, come prima esperienza è bellissima, non mi aspettavo fosse così bella. Oddio, pensavo fosse bella ma non così, però mi sono divertito tantissimo e sicuramente un altro giro lo farò, sicuramente. Anche per te la prima esperienza? No, assolutamente no, sono veterano ormai, e sembrano piccole come moto, però in realtà vanno bene, è divertente, poi la pista lo permette, il grip ci sta, le gomme sono perfette. Il primo turno è gomme fredde, ci metti un po' di tempo per carburare. Penso che qualcosina possiamo ancora cavarlo. Oh ragazzi, questo è un professionista, chi ho dimenticato? Allora, prima volta sulla pit? Sì, sì, però bellissimo anche... E ci torniamo? Sì, sicuramente. Maurizio ha fatto un grande evento. Sì, bellissimo, bella gente, ci stiamo divertendo. Ma bella esperienza, ci siamo divertiti, sì. Ma come va questa motina? Ma ci si può divertire in queste piste, ci si diverte, sì. Quante marce ha? 4. Senti, ma la prima volta sulle pit? No, questa è la terza volta. Ormai sei assuefatto? Sì, sì, assolutamente sì. Ma va in pista anche sulla moto normale? Sì, sì. Tu che moto hai di tuo? C'ho la CBR. Seconda batteria, i nostri nomi? Giancarlo. Matteo. Terribile. Terribile. Di nome o di cognome? Di cognome. Penso nome che ha da essere. Nicola. Michele. Rocco. Allora, voi due vi siete dati delle mazzate allucinanti in pista, ma lo fate anche normalmente? No, è la prima volta, però ci siamo conosciuti oggi. È carina, è bella, divertente, sì. Dobbiamo prendere un po' la mano, perché comunque queste sono cose... Non sono come le moto, in mezzo alle gambe non hai niente, quindi sono particolari. Lui in mezzo alle gambe non aveva niente, tu? Perché c'è una certa età, capito? Io sono ragazzo, a me ancora... Maglio è terribile. Allora, prima volta sulle pit? No, la seconda. E com'è andata? Benissimo. Meglio? Una volta, meglio, molto meglio. Allora, invece tu dimmi. Terza volta sulle pit. C'è ancora margine per migliorare. Ma ti piacciono quindi? Certo. Bene, discretamente bene. Un uomo di poche parole. Insomma, questa pit come va? Va forte? Va piano? Tu che moto guidi? No, va forte. GSX 1000. Beh, se questa ti sembra che va forte. No, va bene, dai, tranquilla. Tu invece? Mi sono divertito, una bella pista. Prima volta che vede Iscaro? La seconda. La seconda volta, sempre sulle pit? Sì. Senti, adesso vi aspettano i kart tra poco, come la vedi? Male. Sportellate fino alla morte? Fino alla morte. Fino alla morte, ragazzi! Allora, terza batteria, la più combattuta finora, i vostri nomi? Luca. Gianluca. Luigi. Angelo. Come? Angelo. Severo. Con voi devo parlare dopo, Allora, com'è andata? Prima volta sulle pit? Prima volta sulle pit con le marce, prima volta in questo circuito. Maurizio già lo conoscevo perché qualche volta sto con lui ad Airola, nelle giornate che organizza. Il circuito bellissimo,
Le pit dopo 2-3 giri prendi subito confidenza, parlando da persona amatore, cioè prendo la moto da amatore, passeggiata, quindi veramente una bellissima iniziativa, sperando che persone come Maurizio, come voi della TV, che date un incoraggiamento ai giovani per togliersi dalle strade. È un gran bello sport il motociclismo, abbiamo dimenticato di dirlo finora. Prima volta sulle pit? Sì, prima volta sulle pit, sì. Impressioni? Un buon feeling, all'inizio un po' brutto con i piedi per gestirti con le marce, i freni, però poi tutto bene. Tu di solito che moto guidi? Un R6. E ci torniamo sulle pit? Molto probabilmente. Allora, tu invece? Prima volta in questo circuito e prima volta anche sulle pit bike. Devo dire che è stata una bella esperienza per essere la prima volta che guido una moto così piccola. Voi siete padre e figlio. Allora Diego, a papà, parlo con te. Se da grande, io lo dico perché non vedrai mai questa puntata, hai 6 anni, ma se da grande non mi rubi la moto per andarti a fare un giro, io ti caccio a casa. Tornando a noi, i vostri nomi di nuovo. Angelo. Severo. Severo, tu hai un passato di corridore, un passato da motociclista sportivo. Sì, 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 ho fatto delle gare amatoriali, qualche trofeo inferno giù a Binetto, ho avuto degli ottimi risultati e quindi sono contento come ho proceduto la mia carriera, insomma. Senti, sulle pit invece che esperienza hai? Niente, sulle pit l'ho comprata l'anno scorso, una così a livello dilettantistica, mi sto divertendo, non ho fatto gare. Sto facendo girare mio figlio e giro anche io. Punto. Senti, tu invece? È un annetto che vado in beat. Ma papà è forte, diciamocelo. Sì. Però guarda che anche tu è forte, la cosa bella nel vedervi è lo stile di guida. Tu guidi pulito, passi sempre nello stesso punto, fai sempre la stessa curva. Tu invece guidi col sangue agli occhi. Sì. Il tuo obiettivo era raggiungerlo, dici la verità? Sì, e per essere andato e non sono riuscito ad arrivarlo. Un grande, Diego, ti voglio così! Le madrine della manifestazione, ciao, i vostri nomi? Anna. Anna. Maria Vittoria. Allora, Anna e Maria Vittoria, esperienza in moto? Qualcuna. Fidanzato motociclista? Sì. Sono contento, tu? Io no, nessuna esperienza in moto. Allora, parliamo un attimino prima con lei. Dunque, Maurizio è un motociclista veloce, io sono un motociclista tranquillo. Con chi dei due verresti a fare un giro? Quello veloce. Sicura? Sì. Sei antipatica. Bracco, dimmi tu invece, il tuo ragazzo che moto ha? Non ce l'ho più. Ha due ruote? In realtà. Cioè, nel senso, R1 aveva. Aveva un R1, andavate in giro insieme? Sì. Ma una moto un po' più tranquilla per fare una passeggiata può interessare? Beh, sì. Ne possiamo parlare? Ah, ma perché tu sai guidare la moto? Sì. E quando te la compri? Quando avrò i soldi. Ma no dai, una motina va presa. Lo so, ma magari. Senti, parlo, ti faccio dare una tuta e fai un giro sulla pit. Oddio, sarebbe carina come cosa. Sarebbe carina come cosa, sì. Gli diciamo Maurizio. Dai. La vuoi anche tu una tuta? No, no, io non guido. Allora, lei la mettiamo a fare la bandiera a scacchi. Perfetto. Quinta batteria qui per lo special event Maurizio Bottalico sul circuito Iscaro. Andrea, qua sei giovanissimo, quanti anni hai? 18. Senti, prima volta sulle pit? No, no, già da qualche anno che sto in questo mondo e mi piace tanto. La pit bike è il mezzo più semplice ed economico per iniziare, è alla portata un po' di tutti, è semplice da guidare, basta davvero poca esperienza per iniziare a prendere il ritmo dei più forti. Invece questa per me è la prima volta, scendo da una carenata, tutto nuovo, quindi devo abituarmi. La prima esperienza sulla pit? La prima esperienza proprio in pista, quindi sono novellino. Un super neofito? Sì. E dimmi, dimmi. No, guarda, è una bella esperienza, cercheremo al secondo turno di migliorare, però da rifare sicuramente. La tua esperienza invece oggi, prima volta su una pit? Prima volta, sì. E cosa ti è sembrato? Vabbè, sono diverse da quelle che abbiamo guidato fino adesso, però basta farci un po' la mano e poi alla fine vai. Seconda qualifica sicuramente va meglio. Allora senti, tu sei quello col casco suomi, la verità, secondo me tu eri fortissimo, non è la prima volta che sali su una pit? La seconda.
Un talento naturale. Settimana scorsa sulla pit per la prima volta. È molto divertente, molto bella, la consiglio a tutti. Poi come me da 9 anni non indossavo una tuta, quindi il motociclismo ha bisogno di questo, di ragazzi che nei paddock stanno tutti insieme, si confrontano, si divertono, in pista si divertono, cercano di migliorarsi e stanno sicuri, perché la strada purtroppo non è un ambiente sicuro, invece la pista in tutta sicurezza ci permette di poter fare delle manovre con sicurezza ma più sportive, diciamo. Per la televendita di oggi abbiamo la sesta batteria di pentole con la quale possiamo offrirvi 6 piloti usati ma garantiti. I vostri nomi? Vito. Vincenzo. Antonio. Raffaele. Alessandro. Antonio. Senti, ci torniamo su queste pit? Sicuramente. Tu normalmente che moto guidi? Una CBR 1000. Grande moto, il vecchio Fireblade. Allora, dimmi tu invece, prima esperienza sulle pit? Proprio sulle pit sì, però mi alleno col Motard. Ti alleni con Motard dove? Dipende, in Italia, in tutta Italia. Quindi fai campionati? Sì, sono pilota. Ah, abbiamo un pilota pilota, signori! Un pilota del CIV l'anno scorso, della 300. Complimenti! Senti, queste pit come le vedi da professionista? Dai, tra di noi ci capiamo. Sicuramente sono giornate all'insegna del divertimento, dove la sicurezza chiaramente è la prima cosa insieme al divertimento, e dove ognuno comunque può cercare di migliorare se stesso col tempo. Quindi comunque è una bella iniziativa quella di Maurizio. T'ho visto bene però, fluido. Sì, proprio la prima volta, un po' imbarazzato, capire un po' come funziona. E come funziona? È bella dura scendere. Comunque. Senti, che moto guidi tu? Una R6 del 600, una Yamaha R6. Una Yamaha R6, era facile, insomma, è una lettera e un numero. Senti, cosa ti serve della pit che puoi portare sull'R6? Sei migliorato nella guida? Le curve. Basta muoversi un po', diciamo, prendere un po' di mano a scendere dalla moto. Caldo pazzesco, divertimento assicurato, e questa è la mia terza volta su queste pit, dall'evento che organizza Maurizio, un bellissimo evento e ti permette appunto di misurarti con altri piloti di tutta la Campania, e quindi è un bellissimo evento, lo consiglio a molti altri piloti come me, giovani. Allora, tu cerchi sponsor? No, io sono amatoriale, sono un neofita, e infatti la prima volta che veniamo qua a girare ci siamo divertiti, bella esperienza. Da che moto scendi? Con un BMW R1000. Dal BMW alla pit bike, diciamo dalla petroliera al monociclo. Sì, però con i costi che abbiamo qua sono più accessibili, quindi è fattibile come cosa. Per noi amatori che è molto molto importante. Allora, per me la prima esperienza è in pit bike, però preferisco sempre la superbike, anche perché guido un BMW 1000, quindi non c'è paragone da entrambi. E vai in pista col BMW? No, per il momento ancora no. Siamo ancora stradale, però magari un pensiero ce l'ho fatto per andare in pista. Com'è andata? È andata abbastanza bene, sono riuscito a prendere subito feeling, tranne l'ultima curva che giustamente sono andato a terra, ho fatto un volo che non me l'aspettavo, però è andata bene. Allora, prima volta sulle pit? No, però sì, io potevo fare di più, non mi sono trovato con la tuta, sono caduto e niente. Se poteva fare di più. Vabbè, ma ci torni, dai, ci riproviamo. Sì. Uno non fa questa faccia triste. Vabbè, sono caduto, non me l'aspettavo. Sei caduto, non si è fatto niente, insomma. Vabbè, però... La pista è bella anche per quello, perché si può correre in sicurezza. Sì, certo. Un altro professionista, insomma. No, professionista no, però sono abituato a un altro stile di moto, ecco. E la pit in cosa può servire a migliorare? Sicuramente per acquistare una moto un po' più... con una cavalleria un po' in più, e soprattutto per migliorare lo stile, anche perché se la pit a confronto a una moto ha uno stile totalmente diverso, del tutto diverso. A te cosa è sembrato di queste pit? Ci torniamo? Sì, indubbiamente sì. Niente che dire, le pit sono comunque molto molto competitive, buone sospensioni, ottima gomma. Infatti ho usato questo primo turno per capire la gomma nuova, perché Attilio ha usato una mescola più morbida. È andata bene, dai. Tutto sommato, sicuramente nel secondo turno si scenderà. È andata abbastanza bene. Questa è la mia prima volta sulle pit, in una pista. Sono abbastanza contento di come è andata. Sento dal tuo accento che vieni dalla Val d'Aosta. No. Basilicata, Potenza. È la prima volta che fai questo tipo di iniziative? Sì. Mai fatto, sì. E ci torni? Certo. Ti aspettiamo? Certo. Ho cambiato lo stile di guida nel secondo turno che ho fatto, avendo avuto dei problemi nel primo, però sono cose che capitano. Attilio comunque cura molto le pit, cambia le gomme prima di ogni evento, revisiona le forcelle, le pit vanno un amore, però
capita l'inconveniente che durante la pista ci sta pure. Come primo turno abbastanza bene, c'è da sistemare qualcosina su di me e poi ci divertiamo dopo. Non è la tua prima volta sulle pit? No, sono stato a tutti gli eventi di Maurizio. Beh, da neofita diciamo bene, poi a competere con Maurizio un po' meno ovviamente, però dai, si fa quel che si... Neanche Maurizio riesce a competere con Maurizio, diciamocela tutta, cioè quando lui a PlayStation corre contro il suo fantasma, perde. Sì, prima volta in pista, una bella esperienza da migliorare ovviamente, non aver paura, dare più fiducia alla moto, cercare di scendere di più in curva. Ascolta, tu vieni dalla strada, torni sulla strada a guidare la moto, questa esperienza in pista ti è servita, ti ha migliorato come stile? Sì, come stile sì, soprattutto come sicurezza da prestare, sia in pista e molto di più in strada. Prima volta qui e mi sono divertito davvero tanto, come primo turno adesso credo che sia andato bene, non è la prima volta che io uso queste pit e... guido già una moto ma non in pista. Quasi un neofita comunque, ti sei trovato bene. Sì. Tu sei il protagonista della giornata, hai preso una scivolata, dai, com'è successo? Stavo molto veloce, ho preso la curva larga, adesso è caduto. Ma tu ci dai l'occasione per ricordare che guidare in pista è più sicuro che guidare su strada? Certo. Fosse successo su strada? Senza precauzioni, è molto più pericoloso. Quindi pista tutta la vita? Certo. Anche tu neofita? Diciamo sì, poche volte sono venuto a girare sulle pit, diciamo di solito giro sui carti. Poche esperienze? Sì, poche esperienze. Sì, per ultimi abbiamo lasciato quelli con meno esperienza. Ciao, il tuo nome? Vieni, siediti. So che dopo non ce la fai ad alzarti, ti aiutiamo noi. Vabbè, in un modo faremo, ragazzi, c'ho un'età pure io. No, ma non ti preoccupare, abbiamo un ottimo crick. Ma la battuta non la posso fare, siamo in fascia protetta. Allora, Maurizio, ascolta, ho avuto... grande feedback positivo, i ragazzi si stanno divertendo, abbiamo avuto prova che la pista è sicura e che per l'ennesima volta, torniamo a dirlo, guidare con sicurezza è importante. Assolutamente sì, in sicurezza e nel luogo adatto, quindi in pista. Senti, i tuoi corsi di guida come stanno andando? Stanno andando bene, la gente riesce a recepire il mio messaggio, che fondamentalmente è questo: quando organizzo giornate voglio che si divertono, quando faccio i corsi voglio che imparano a capire quali sono i pericoli che incontrano nel momento in cui vanno per strada. Ho visto grande entusiasmo, il movimento motociclistico si sta anche ringiovanendo, io a mano che passa il tempo vedo ragazzi sempre più giovani di età, mi sbaglio? No, non ti sbagli, il problema non è tanto reperire persone, perché le persone ci sono, il problema è sempre stato organizzare cose belle. Dalle moto siamo passate ai kart, loro sono i ragazzi della quarta batteria, i vostri nomi? Andrea. Pasquale. Mattia. Egidio. Nicolas. Nicolas, senti, più facili le moto o i kart? Le moto, sono sceso dalla moto e salito sul kart, non ero mai salito sul kart a noleggio, quindi... ci mette un po' di tempo più per riprendere dopo la curva, se rimane accelerato, normalmente vai a slittare e non sale subito ovviamente. Essendo abituato, salivo prima sui kart da competizione, era un'altra tipologia di guida. Meglio il kart per me, perché comunque come moto è stata la mia prima esperienza e sono passato da uno scooter a una moto a marce, quindi penso di essere andato abbastanza bene, però... ho approfittato più del go-kart perché sono più maneggevoli e li capisco di più. Penso che è una bellissima esperienza, che dobbiamo ringraziare Maurizio per queste giornate. Sicuro. E un divertimento con gli amici, tutti coetanei. Sì, ma non mi hai risposto, più moto o più kart? Moto. Più moto? Sì, sì. Ok, moto batte kart 2-1 per ora. Grazie a Maurizio per tutto, è sempre al top in questi eventi. Niente, moto e kart, vince la moto per forza, e io vengo anche dalla moto, veniamo tutti dalla moto, solo lui che è scarso sulla moto va forte sul kart. Ah, ma perché sei scarso? Per quello! Allora va bene. Allora, fatti una domanda e datti una risposta. Non mi viene nulla in mente. Sei un grande. Allora, senti, la giornata praticamente è quasi finita, stiamo aspettando i tempi finali per sapere chi vincerà. Secondo te in che posizione sei? Tra i primi tre, perché sono riuscito ad andare forte sulla moto e sul kart ho fatto un tempo abbastanza buono, ma non sono andato al top. Questi come oggi sono degli special event che verranno fatti una volta ogni tanto. Il prossimo special event sarà diverso, quindi non ci sarà più il kart, verrà fatto a piedi, esatto, però con la tuta. Il prossimo evento sarà normale di nuovo, quindi non so dove devo parlare. I tre ritorneremo a fare i tre turni con le pit bike.
e ovviamente quando ci sarà lo special event ci sarà una sorpresa che stiamo studiando, sempre all'insegna del divertimento, perché fondamentalmente lo spirito di questi eventi è questo. Mi sento in dovere di fare un grande applauso al Kartodromo Iscaro e un grazie da parte di tutti, perché ci avete dato la possibilità di farci divertire e non è da tutti. Ringraziamo anche i due giovanotti che stanno lì a subirci, Alessandro e Luigi, grazie. Quindi vi aspettiamo al prossimo evento e verrà comunicato a breve su WhatsApp, su WhatsApp, Facebook e tutto. Grazie ancora.